Ciao a tutti. Allora, prima di tutto volevo ringraziare i miei 50, anzi 51 iscritti del mio canale. Grazie, grazie. Non pensavo di creare interesse in così breve tempo in tutte queste persone. Spero che continuiate a seguirmi e che si aggiunga qualcun altro. E niente, insomma, grazie, grazie, ancora grazie. approfitto di questo video per chiacchierare di un altro libro che ho letto un pochino di tempo fa, ma che è un libro che ha avuto un sacco di successo, che è questo. Massimo Gramellini fa i bei sogni, edito da Longanesi, costo €14,90. Pagine 204. Allora, penso che gran parte di voi abbiano letto questo libro e qualcuno, io no, però, ha letto anche il libro prima, che viene prima, che si chiama L'ultima riga delle favole, di cui ho sentito parlare bene, e prima o poi penso lo leggerò. Allora, velocemente la trama è una parte della vita di Gramellini, nel senso che lui è orfano di madre, però fino a, diciamo, più o meno all'età di 40 anni, lui non sa bene, sa che la madre è morta, però non sa bene come è morta, il perché è morta e così. Più volte nel corso della sua infanzia cerca di parlare con il padre, ma il padre diciamo che si trincera un po' dietro a silenzi o risposte evasive, e lui, ma forse per una sorta di pigrizia sua, o insomma, si fa trascinare un pochino dagli eventi, dal fatto che prima è un bambino e poi in un'altra occasione è un ragazzo, non so, ecco, più di tanto lui non approfondisce, anche se capisce sì, che non è chiaro il perché e il per come sia morta la madre. Il cambiamento nella sua vita avverrà nel momento in cui lui scriverà il libro che vi ho nominato prima, cioè L'ultima riga delle favole. Succede questo: quando lui scrive questo libro, decide di farlo leggere alla migliore amica di sua madre, che è sempre stata nella sua vita anche dopo sua madre, che sua madre se n'è andata, che è morta, e decide insomma gli dà il libro e glielo fa leggere. Quando si rincontrano dopo un po', lui chiede se le è piaciuto e lei di tutta risposta gli dice: leggendo questo libro ho capito che dopo tutti questi anni, sono passati 40 anni, insomma, e nessuno ti ha mai spiegato perché e come è morta tua madre. Sicché gli consegna un plico con dei fogli in cui è spiegato il motivo. Lui legge questi fogli e naturalmente questa cosa crea in lui uno scombussolamento, diciamo forse anche uno stato di shock almeno iniziale, insomma, nel capire il come e il perché. Che naturalmente adesso qua non racconto perché altrimenti chi ancora non ha letto il libro, insomma, gli levo il gusto. E questa scoperta lo porta a scrivere Fai bei sogni, questo libro qui, dove racconta tutto questo.
E decide di intitolarlo Fai bei sogni perché era la frase che la madre gli diceva tutte le notti prima di che lui si addormentasse. A me questo libro è piaciuto un bel po'. Non è un libro semplice perché e si vede che l'autore ha fatto fatica a scrivere questa parte della sua vita, perché il fatto di non conoscere i fatti per lunga parte della sua esistenza l'ha portato a crescere in una determinata maniera e a formare un determinato carattere che l'ha portato a fare delle scelte che non sono state per niente positive. Da un lato, anche se poi questo fatto di essere un bambino senza la madre, magari dal carattere un pochino chiuso, l'ha portato a diventare poi il giornalista che è, perché non l'avevo detto prima, ma insomma, per chi non lo sapesse, è giornalista della Stampa e lo si può seguire sulla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, e insomma l'ha portato a essere il giornalista che è. E forse anche sia prima che il dopo l'ha aiutato a esprimersi così in una maniera un po' particolare. Chi segue Gramellini conosce il fatto che lui, per esempio, quando dà le notizie non è assolutamente monocorde, sia che non siano notizie belle o notizie brutte, c'è sempre una sorta di cinismo nel suo modo di esprimersi. A me il libro è piaciuto, ho sentito critiche positive e negative. Secondo me vale la pena leggerlo. Non è facile immedesimarsi in quello che prova un bambino quando perde la madre e non trova l'adulto che gli dà una spiegazione che per lui possa essere una spiegazione valida per continuare a vivere serenamente. Diciamo che sì, forse lui ne fa anche una colpa, ma neanche più di tanto al padre, cerca di trovare una spiegazione. Il libro ha anche una foto, che è questa, che è la foto, non so se riesco a farvela vedere bene, sì, abbastanza, è la foto di sua madre con lui in braccio e ha anche una pagina, mi pare. Aspettate un attimo, non so se la trovo. Aspetta, eccolo qua. Oddio, l'ho trovata, però non so se farvela vedere perché se non avete letto il libro vi rovino una parte. Va bene, allora ve lo dico solo, oltre alla foto della madre c'è anche un ritaglio di un giornale che appartiene a quel plico che la madrina gli consegna per fare in modo che lui sappia la verità sulla morte della madre. Ma altro non ho da dirvi, aspetto i vostri commenti, ringrazio ancora tutti quanti gli iscritti e alla prossima. Ciao!